guardate che è timido, quindi non lo considerate, non lo considerate. Lui è timido, è venuto qui, io sono felice. Eravamo tutti tranquilli, il 94esimo avevamo tutto a posto. Basta, ci passiamo una bella estate, ci siamo salvati, non è parrugnato tutti i cazzi. Cioè, va ad azzeccare un tiro. Tutto, ci ha rovinato tutto. Ora ve lo suffate voi. Ora ti sei preso una canzone con Marchetto, tu sai. Ora facciamo. Ora sono fatti tuoi, perché noi abbiamo un sogno da realizzare. Un sogno da realizzare, ora sono fatto tuoi. E vai. Ora ti dico quello che, come la pensiamo noi. Come dice Renato Zero, le note le conoscete, le parole anche. Ora così dice, no? Quindi cantali e fate vedere a lui dove vogliamo andare noi. Quando è? Sandro Naciano. Le luci! Voglio andare a vincere a San Siro, far piangere Peruzzi e poi Del Piero. Voglio vedere Mazzone bestemmiare e Bartoli non fischiare più. Voglio che Lillo ti faccia fuori, Moratti, Berlusconi e Centinoli. Voglio sbagliarmi la pena, giocare e poi ballar coi mostri d'erba. Che gloria
sogno che c'è sempre. Poi questi ragazzi hanno sì. No, se fai il bravo sì, ti facciamo una canzone, mettiamo anche a te, però un po' da gasare, no, un attimo, perché ti devi prendere l'applauso, ti devi prendere l'applauso, perché questo signore qui è... C'è un bambino che è cresciuto qui poi alla fine, o no? Vederlo segnare, vederlo gioire in quel modo lì è veramente cosa bella. Ci ha regalato lui insieme alla squadra, il mister e tutti quanti, ci hanno regalato questo sogno. Poi dove arriviamo? Arriviamo. Ma senza Mattio Perdito lo ammazzare. No, va bene, Gigi. E poi la prima volta il contatto l'abbiamo avuto quando un giorno dovevamo fare una partita importante al girone d'andata. Il tuo amico, vedi dove E siamo arrivati lì, io e quell'altro scappato di casa. Vieni. E allora abbiamo fatto Canotto e Barchetta, porterà bene. Eccolo qui, signori, Alessandro Barchetta. Alessandro Barchetta e Gigi Canò e lui con la sua chitarra è pur vista e pace, non è che lo è buonasera. Buonasera a tutti gli amici, io due parole dico, poi cantiamo. Io se ti ricordi Gigi, quando ci siamo visti la prima volta ti ho detto tu partirai a intonare e ci salverai e si avverrà. Io sono emozionato io per te, penso pure tu un pochettino. Sì. A me fa piacere stare con tutti voi perché quando vedo la gente che sorride non c'è cosa più bella. Quindi... Bravo! E allora, noi adesso dobbiamo rifare quel pezzo, ora gli freghi la chitarra a Peppe e rifacciamo quel pezzo di Battisti come abbiamo accolto all'inizio e ha portato bene perché poi con Cittadella ci vanno a Montemusa. Guarda come sorride Sergio lì. Sergio è altra situazione lì, come alza lui. Sì. E ti incazzi quando ti sostituisce il mister perché lui ha alzato il numero tuo e con lui me la prendo. Cioè se ti piglio con Pippo te mina. E allora va, andiamo a dicere due corde al maestro Barchetta.